Dopo 2 settimane senza partite, l'Italserviceps Pesaro si tuffa a mani e piedi in un mazzo di fuoco. 3 partite nel giro di appena 6 giorni, prima delle sentitissime Final Four di Coppa Italia. Un mese in cui ci si gioca la stagione per tentare di allontanare i patemi da lotta a salvezza e magari ammiccare ai playoff. Si comincia sabato alle 15 in casa del Ciampino Aniene, che ha gli stessi punti dei pesaresi, ma con una gara in più. Questa partita è importantissima per noi perché dobbiamo pensare alla salvezza e poi se vinciamo contro il Ciampino possiamo pensare ad andare ai playoff. Ora siamo più o meno al completo e ora sappiamo che il mese di marzo è molto importante per noi. Ciampino sarà il primo match dei 3 da affrontare in appena una settimana. Martedì 14 c'è infatti la visita al San Giuseppe, venerdì 17 la sfida interna con Catania. Poi sarà tempo di Final Four in Coppa Italia. La nostra stagione si decide adesso. Ci abbiamo 3 partite molto difficili, che dobbiamo provare di fare più punti possibili e poi pensare alla Coppa Italia. Dopo la settimana di fuoco, il pensiero andrà alle Final Four di Coppa Italia di Napoli del 25 e 26 marzo. Gli accoppiamenti delle semifinali verranno sorteggiati il 17 marzo. Siamo riusciti con merito ad arrivare a questa Final Four. Adesso dobbiamo aspettare e vedere con chi giochiamo, le altre 3 squadre sono fortissime e giocheranno tutti e 3 a casa, quindi aspettiamo a vedere questo sorteggio chi esce, poi studieremo sicuramente la squadra e sicuramente andiamo con tutte le nostre forze lì a Napoli di provare magari a portare a casa questa Coppa Italia. Torna in campo dopo la sosta anche l'Italservice Loreto Basket, capoclassifica della Serie C Silver Marche Umbria. Sabato alle 18 al Pala Flaminia arriva il fanalino di coda Atomica Spoleto.